tutte le volte mi mette anche un po' così nell'angoscia, nella preoccupazione, e tutta una volta, ogni volta è anche una sfida alla mia fede, perché non pensavo che anche oggi tanta gente venisse qui, ma anche con spirito buono, perché al di là della festa, insomma, fuori porta, tantissima gente che si è confessata, no? E ho visto una partecipazione, ho visto che questo santuario è ancora molto vicino al cuore dei fanesi, anche molti ragazzi ho visto. Un programma nutrito, ci sarà un momento anche solenne con la visita del Vescovo qui al santuario. Sì, abbiamo avuto praticamente le messe a cominciare dalle 7:30 tutte le ore. Poi si concluderà, diciamo, tutto con la solenne celebrazione di Sua Eccellenza Monsignor Trasarti, nostro Vescovo, e anche di tanti sacerdoti che verranno qui. Perché tra l'altro anche molti sacerdoti sono di queste parrocchie, non ultimo due vescovi, no? Il vescovo Monsignor Tonucci e anche Monsignor Deglio Lucarelli, che facevano parte di questa nostra parrocchia, che ha dato quindi molto alla chiesa locale. Poi altre manifestazioni e questa pesca di beneficenza che facciamo per sostenere l'attività della Caritas, è un momentaccio, no? Per i poveri che bussano qui, quindi abbiamo pensato, no? Di così fare qualche cosa per la Caritas parrocchiale. E poi c'è questo concerto alle ore 16. Siamo contenti di quello che portiamo avanti in questo tempo.